Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un episodio di Super Mario Maker 2. Siamo nella modalità storia, abbiamo il Toddino Rosso, capo squadra con cui parlare. Oh no, 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 che guaio! Mario, abbiamo un problema. Non dovrei dirlo ad alta voce, ma... ecco... salva il Todd rapito. Ci hanno rapito un Todd, ecco che fine aveva fatto il Todd Rosso. Todd Rosso è stato rapito mentre facevamo una pausa di straforo. Ti prego, riportalo qui prima che la capocantiere se ne accorga o siamo fritti. Perfetto, raggiungi il traguardo con un Todd. Difficoltà 2? Grazie Mario. Sembra abbastanza semplice se non altro da fare. L'importante è quello. Difficoltà 2, in teoria dovrebbe essere facile. Il via è tutto teorica. Vediamo poi per bene come andranno le cose, perché... bellissimo. No! È Galaxy, praticamente. Hanno voluto fare una sorta di Galaxy, con l'intro in quel modo e il fatto che siamo nello spazio. E sentite voi il sottofondo. Vi ricordo tra l'altro che potete trovare entrambe le serie di Super Mario Galaxy sul mio canale. Quindi se vi va di dargli un'occhiata, se vi va di vedere come io infilo nei buchi neri eccetera, spoiler, lasciamo perdere, insomma potete darci un'occhiata. Quindi fidatevi, ne vale la pena, vedete, per vedere queste cose ne vale la pena. Cioè non era semplice fare questo, non era per niente semplice fare ciò. Come diavolo ne ho fatto a mancare completamente una ciambella e a volare di sotto? Giuro, non era una cosa semplice. Ci ritorniamo a palla, ci ritorniamo, ragazzi, lì. Guardate voi la velocità intrinseca nell'essere Mario. Perfetto. Salta ora. Perfetto. Non ci interessa. Sì, gli 10 monete ci interessano, Ale, invece. E come se ci interessano? Perché dobbiamo comunque... ok. Accumularne altre monete, perché per la prossima costruzione ne avremo bisogno in qualche modo. Per ora... no! No! Toddino! Toddino qui! Via! Diamine Toddino! Siamo fregati, sapete? No! Toddino qui! Ho capito come fare a riprenderlo, l'altra volta me l'ero proprio mancate io ste cose. Ed è un vero peccato perché sono figate, sono delle figate. Ora ce lo siamo perso davvero. Ora ce lo siamo perso davvero. Ma anche no. Grandi. Grandissimi così. Questa è stata bella, eh. Questa è stata bella, dai ragazzi. Concedetemela, questa, abbiamo fatto una bella partita. Io di poco, di pochissimo, di un soffio non sono arrivato alla cima della bandiera. Che figata però. Tutto ciambelloso come livello. Dobbiamo saltare in continuazione per riportare alla salvezza il Toddino Rosso. Ce l'abbiamo fatta. E abbiamo ben 1443 monete. Teoria per fare eventuali tetti o porte non ci sono problemi. Ho salvato Todd Rosso. Grandi. Grandissimi così. Vado un attimo in giro per vedere se mi sono state sbloccate cose. Anzi, prima di fare sto giretto che volevo fare già dall'altra volta, vediamo un po' di andare avanti. Esatto, con le costruzioni. Finalmente Todd Rosso è tornato dal bagno. Ci ha messo un bel po' in bagno. Ma torniamo a noi. Ora abbiamo nuove opzioni di costruzione. Tipo? Ah, il tetto, l'edificio principale, solo questo. Facciamo una cosa, vado a farmi un giretto e se non trovo niente ci rivediamo qui direttamente. Nessun personaggio deve dirci assolutamente niente, quindi proseguiamo. Sembra che la capocantiere non si sia accorta di niente, meno male. Sì, infatti, continua a raccogliere monete. Vuoi un incarico? Certo che voglio un incarico. Per l'appunto devo vedere proprio che cosa... questi me li ha sbloccati ora? Facciamoli. Pesci nuotano nella foresta. 100 monete, ho allagato la foresta e i pesci smack si stanno divertendo un sacco. Pensi di riuscire ad arrivare alla fine del livello e ottenere la ricompensa? Asso della magia. Kamek, come detto da voi, Kamek dovrebbe essere 100 monete, difficoltà 1 dovrebbero essere piuttosto rapidi e veloci questi incarichi, credo. Sapete che non mi ricordo se mi servivano 1500 monete? Ah, ma si arriva proprio... si arriva proprio qui, intendevo. Peccato non hanno messo le mele da mangiare, però, con Yoshi. Le potevano mettere, ci sono sullo sfondo. Perché non le hanno messe nel gioco vero? Avrei ritenuto una cosa, sinceramente, onestamente, molto carina. Ale, occhio, perché andare troppo giù va a finire male, eh. Quindi evitiamo, gentilmente. Sto cercando di prendere tutte le monete possibili.
Almeno non mi mancheranno dopo. Spero. Suppongo. Secondo voi si poteva andare lassù in alto? Passare di sopra, cioè. No! Mamma mia, rischiato tantissimo. Grande Yoshi, che torni sempre dove devi tornare. Grande lui. No, Yoshi. Yoshi. Vai così, perfetto. È andata. Lassù in alto, secondo me. Scusatemi, secondo voi ci si va? Sì, ci si va, ma non c'è assolutamente niente. Ci si andrebbe, ma non c'è... Non c'è niente. Scusate, ma visto che qui spawnano Yoshi, io devo... Devo provare. Ok. Invece c'era una moneta da 30, guardate. Fatto benissimo a venire quassù in alto. Una moneta da 30 addirittura. Grandi. Grandi. E mi sembrava strano ci fosse proprio niente ora che ci aveva messo la, la possibilità di venirci quassù. Era strano in effetti. E infatti c'era la moneta da 30. Grandissimi. Bello, abbiamo preso un botto di monete in pratica. Oh, saltate. No, dovevate... Non dovevo andare così. Quasi. Perfetto, grazie ragazzi. 10 monete. Ok. Per un attimo ho pensato se ce ne fosse qualcuno là sotto. Da 50, da 200.000. Ho detto aiuto, me la sono persa. Invece è andata benissimo. Grandi, così ci siamo presi un botto di monete. 86 normali più 100 delle altre. Abbiamo fatto... Abbiamo quasi raddoppiato il premio, il premio finale. Beh, non è andata per niente male, eh. Erano 1700 o 1500, che io non ricordo, onestamente. 1500. Almeno iniziamo, no? La costruzione. È certo che la iniziamo. Diamoci da fare. Cioè, dobbiamo costruirlo. Cerchiamo di farlo spendendo meno incarichi possibile nel frattempo. Sono partiti i lavori per il tetto dell'edificio principale. Vedi di portare a termine qualche altro incarico, ok? Certo. Vorrei anche vedere. Ci mancherebbe altro. Sì che voglio vedere gli incarichi. Sopra le nuvole, oltre i vitici. In questo livello ci sono vitici che crescono un po' dappertutto. Se muori dalla voglia di sapere cosa c'è oltre tutti questi vitici, prova a superarli. Contadina solitaria. Chi è la contadina solitaria? È una rapa. Non lo so, di Super Mario Bros 2. Non lo so, è una... Secondo me è una rapa, mio parere personale. Però, vediamo un attimo. What? Entriamo nel tubo. Vitici. Bonus. Il livello si sposta in alto da solo. Ale, fai molta, molta attenzione alla situazione, perché potrebbe andare a finire decisamente, decisamente male il tutto. Più che altro perché ci sono questi Goomba che danno veramente fastidio. Monetine. Monetine mie, tutte e due. Grandi così. Perfetto. Presi entrambe. Qui la fregatura invece sta dove esattamente? Sta nel Twomp, principalmente. Non vedo nient'altro lì. Volato di sotto da solo? Ti ho visto, sai. Che credevi? Ti avevo visto che stavi per venirmi addosso, eh. Ah. Qui devo fare ben attenzione. Ok, a salire su. Ho esagerato, però è andata bene. Meno male. Pensavo di aver esagerato e essere andato troppo in alto o troppo in fretta. Perché una stella? No! Ah, per prendere la nuvoletta. Che me ne faccio la nuvoletta io? Ma, niente? Me ne prendo un'altra? Che tanto quella stava per scadere. Quindi, ok. Il tempo di quella nuvoletta era arrivato alla fine. Perciò alla grande così. È che qui non c'è assolutamente... No! Questa lancia catenacci. No! No! Da! Ho rimbalzato male per colpa del catenaccio. Cioè, non è vero, non era per colpa del catenaccio, per colpa del soffitto, per il fatto che io ho sbagliato a fare il salto, però... Ah... qui è un problema adesso, però. Vai! Il delirio! E tutto per prendere una moneta da 50, eh? Tutto sto macello per prendere una moneta da 50, che non era poco, eh. Il massimo delle monete che possiamo prendere. Credo che... Esatto.
Avremmo... In pratica saremmo risbucati di qui. Non prendendo quel tubo blu, saremmo sbucati da qui. E... bello. Gran figata questa. Gran figata perché ci ha permesso di arrivare... in cima. Perché ci sono queste... Perché ci sono quelle nuvole? Perché dovrei avere qui delle nuvole? Mi hanno triggerato in una maniera allucinante queste nuvole. Cioè, perché sono qui se non c'è niente? C'è qualcosa che non cosa. O qualcosa che non quadra in questo caso. Non mi torna. Non mi torna proprio per niente. Comunque, l'importante è aver fatto il livello, aver preso un botto di monete. E anche questa è andata. Il primo pezzettino, il primo martelletto l'abbiamo aggiunto all'edificio principale tetto. Quindi andiamo avanti e facciamoci al circolo dei Goomba. Adoro i Goomba, mi piacciono a tal punto che ho costruito per loro un vero e proprio circolo. Guardali come scivolano in quei tubi trasparenti. Non sono adorabili? Amanti, unisciti a loro. Guarda che c'è una ricompensa in palio. Appassionato di Goomba. Sarà un Toad. Che è un appassionato di Goomba. Che è un Goombruno? Un Goombarello? Che diamine è sto tizio? O forse uno dei... boss medi di Bowser? Uno dei sottoposti di Bowser? Questa è abbastanza, abbastanza semplice da prendere, per la verità. Siamo in una casa stregata, devo fare... Bene, attenzione! Per fortuna che i... Goomba non ti prendono se sono all'interno di... dei tubi, a quanto pare. Lì c'è morte, vero, sotto? Sì. Quindi Ale. Evitiamo, gentilmente. È una casa stregata a tutti gli effetti. Ed è un problema se non mi muovo. Via! Ok. Fatta. Quelle monete... Ah, di qui si prendono, ok. C'è qualcosa sopra? Altra moneta rosa. Ne mancano più solo due, per la verità. E di là c'è la porta, che... Ah, quella porta ci si va da qui. Quindi io devo tornare indietro. Devo tornare di qua. È che c'è un Goomba proprio sopra, ok. E me lo stavo per prendere pieno. Cerchiamo di saltarlo. E passiamo qui dentro, grandi. Ora posso tornare indietro? Cos'è che mi sono perso io esattamente prima allora? Ah, è vero, la parte sopra me l'ero completamente persa, giusto? Giustissimo. Ed ecco qui l'ultima moneta rosa da prendere. E da qua si torna all'inizio. Benissimo. Completato il livello in pratica. O almeno quello che c'era da completare fino adesso. Poi... Maledizione, quanto ci è mancato quel buchetto. Sapevo che mi avrebbe fregato prima o poi. Io credo di aver visto giusto, cioè che... Sì, ok, ci avevo visto giusto, meno male. È andata meglio del previsto, per fortuna. Va bene. Grandi così, 53 monete più 100 o 150 erano quelle del livello normale. Abbiamo prese 50, più di 50, 53. Buttiamo via. Almeno voliamo sopra le 500 in questo modo. È più di 200, wow. Siamo a 580. E la costruzione prosegue, ragazzi. Il nostro tondino rosso, guardate quando è intaffarato lì sopra al tetto. Bellissimo vedere il nostro tondino rosso. Certo che voglio un incarico. Dobbiamo fare la magione del terrore dei Boo. Difficoltà 2, ok. La mia nuova scommessa imprenditoriale è una casa stregata. Che vorrai far testare a un gruppo scelto di persone, come te. Quando arriverai alla fine, riceverai un bel premio. Sempre che tu ce la faccia, direttore del circo. Direttore del circo. Direttore del circo, interessante sta cosa. Chi potrebbe essere il direttore del circo? Onestamente non saprei. Comunque. Mi sono chiesto, è una casa stregata, magari c'è qua. C'è qualcosa anche di là. Dannazione, ma guardate voi! Bellissime queste parti. Le adoro. Le case stregate, specialmente in Super Mario Bros. 3, sono fantastiche. Sono veramente, veramente belle. Rendono bene, più che altro, quello è il punto. È che rendono proprio bene. Qui Ale, fa attenzione. Bene, no! L'ho detto ora, fai attenzione! Dannazione!
Bastava stare attento a dove saltare e quando saltare. Era molto semplice, onestamente. Purtroppo ho fatto una corbelleria io abbastanza grande. Ci rivediamo direttamente lì. Così dovrei, esatto, gestirla molto meglio. Cercare di non scivolare sulle piattaforme, così da non volare di sotto nel vuoto, che cosa sempre buona e giusta. Ok, ora posso... Cioè, mi volete dire che io per caso ho fatto il salto migliore della vita? Prima. Perché qui ci servono le monete, quindi aver preso anche quelle è positivissima come cosa. Però avevo fatto... Ah, atto! Salto giusto prima. L'ho vista, quella da 10, ragazzi, l'ho vista. Ci provo. Ci provo. Ok. Questa era inutile. Sapete cosa? Potevo passare di là, avete visto? I salti... Cioè, i potenziamenti doppi... Ah, i potenziamenti che si prendono doppi... Danno monete o no? Tipo, se io già ho il potenziamento del fungo, se lo riprendo un altro, mi dà monete oppure no? Non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso, onestamente. Ed è una cosa che dovrei tenere più sott'occhio, perché comunque stiamo parlando di monete in più, eventualmente. Quindi è una cosa che sarebbe buona, no? Non ci ho fatto proprio caso. Fatto bene a venire qua su. Sono ben 6 monete in più. E qui nel mezzo... No, ci ho provato. Ho detto magari c'è qualcosa. 3 monete e basta. Data male. Ste cose date malissimo sempre e comunque. Ho anche la serie Super Mario Bros. 3, se volete vederla, completa sul canale. Quindi se vi va, dare un'occhiata, fate pure. Vedrete, ne vedrete delle brutte. Decisamente, decisamente delle peggiori in assoluto. Perché ne ho combinate di cotte e di crude. Ormai anche in questo video, anche se verrà un po' più lunghetto, completeremo la parte del tetto, eh. Porteremo a termine. Sì, una grande occasione per una piccola stella. Difficoltà 250 monete. A chiunque sia in ascolto, inviate soccorsi. Bowser Jr. ha invaso il nostro pianeta e ci serve aiuto. La gravità qui è particolare, ma puoi tenere premuto B quando rimbalzi su un nemico per fare un super salto. Ti prego, salta in testa Bowser Jr. e rimettilo in riga, amante delle stelle, che, come avete detto quasi tutti, dovrebbe essere Rosalinda. Invia del tutto teorica, almeno. E ci sta tutta, ovviamente, di Galaxy 1 e 2. Qui come... Oh mio Dio, bellissimo. Quanto è bello. A parte la musica in sottofondo, che è qualcosa di tremendamente rilassante. Ma che... Oh! Non mi ha preso il salto bene! Ho voluto fare una cosa troppo... Ah... Troppo stupida. Bene. Sono passato sotto. Incredibile sta cosa. Ok. Vai lungo ora. Non troppo. Wow. Per un livello Nintendo non me l'aspettavo la cattiveria del genere con le spine, onestamente. Mi aspettavo più tranquillità. La luna. Ciao luna. Se ti prendo è invulnerabilità, vero? Non saresti male da prendere, onestamente. Vieni qui un attimo. Ok, non era invulnerabilità. Distrugge tutti i nemici. È che così facendo io mi sono impedito. No, basta colpire quello nuovamente. Oddio. No, 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 Ale, calmati. Calma, relax. Relax. Ok. Perfetto. Mi sono ripreso il potenziamento del fungo. Secondo me dà semplicemente i punti, sapete. Per quanto riguarda la cosa che dicevo prima, secondo me dà solo punti. Il fatto di prendere tipo 2 potenziamenti fungo insieme, ridà punti e basta. Non dà monete. È un peccato. Sarebbe piaciuto, onestamente, però è una cosa, per carità, va bene. Ci può stare. Ok, un colpo gliel'abbiamo dato. Sì, dà punti. Era giusto dargli un'occhiata, comunque. Doppio colpo, la boss fight di Bowser Jr. In queste condizioni è ancora più semplice del normale. È tremendamente più... Ti vuoi muovere di lì? No? C'è speranza? Ma guardate voi se... Guardate voi. Maledizione. Qui c'erano monete. Siamo a 43. Possiamo andarcene bellamente da questa porta. Concordo... Anzi, insisto nel dire che la boss fight di Bowser Jr. in quelle condizioni... è ancora più semplice.
in queste condizioni ancora più semplice. Tra l'altro, portarsi la luna fino alla fine del livello dove c'è Bowser Jr. ci permetterebbe di battere Bowser Jr. in un battibaleno, in men che non si dica. Prendi la luna e ciao ciao Bowser Jr. Bellissima, questa cosa, bellissima. Un solo livello, poi ci salutiamo ragazzi. Intanto siamo al 90% della storia, ormai siamo alla fine. Siamo davvero verso la fine. Yoshi rosso a caccia di pesci smack. Tutti questi pesci smack sospesi nel cielo notturno sembrano quasi volare. Salta in groppa uno Yoshi rosso ed eliminane almeno 25. Premi Y per far sputare Yoshi palle di fuoco. Ottieni premuto B per planare sui nemici quando Mario indossa la cappa. Padre guerriero. Chi è padre guerriero? Bellissimo. Chi è padre guerriero? Non l'avevo mai visto, credo, padre guerriero. Non lo ricordo. Comunque io devo eliminare 25 pesci smack in questo livello. Quindi fa attenzione, Ale. Io direi di prendere questo. Almeno abbiamo il colpo triplo. Mi piace di più, onestamente, rispetto alla K in questo caso. Poi vediamo un po' come è messa la situazione, ma credo funzioni meglio, forse. No! Sto perdendo tutto! Ah, ok, è andata abbastanza male. Ora, devo stare prima a sinistra, poi a destra, quindi... No! L'ho vista, prendiamola. Tanto qui mi ridà Yoshi. Facciamo una cosa. Prendiamo effettivamente il Mario K. Proviamo a planare. Tu spari sempre fuoco, sì. Quindi anche se io ti salto in testa, in teoria dovresti comunque rimanerci. Esatto. Cerchiamo di planare prendendo più cose possibili. Quindi conviene avere effettivamente il Mario K. Conviene molto di più rispetto al Mario normale. Ma proprio tanto di più. Presi uno solo? Sapevo che stava andando a finire male. No, Yoshi! Ok, Yoshi, ce lo siamo giocato. Quante ne mancano? Più 3? Beh, poteva andare decisamente peggio, quindi... Vai! Per ora lascerò un attimo stare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi devo semplicemente cercare di prendere più monetine possibili adesso. Mancano sempre 123 secondi, alla grande così. Beh, dovrei aver fatto un discreto lavoro alla fine. Ci può stare. Con la K sarei... E qui intanto ho volato anche, perché già ci siamo. Mi sembrava più che giusto farlo. Presa la cima. E grandi, 56 monete. Bello, 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 bello. Queste sono cose... Col fatto che hanno reso possibile lo scorrimento in verticale dei livelli, ci saranno tante deuzze di questo tipo, presumo. Anche se dei vostri livelli ancora non ne ho viste, ma perché... Per chi aveva già provato Super Mario Maker 1, ci dobbiamo un attimo abituare alla costruzione anche dei livelli in verticale, eccetera. Non era possibile farlo, quindi a poterlo fare qui ancora è un attimo fuori norma. Però, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato tutto. Oddio. No. Facciamo che per questo episodio ci salutiamo qui. Nel prossimo vedremo che c'è rimasto, perché lui è una missione. Guardate, il Toad capo squadra. Quindi vediamo un po' che ci deve dire. Magari hanno rapito nuovamente il Toad rosso. Non lo so. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto, di condividerlo sui vostri social. E noi ci vediamo alla prossima.